Ma sicuramente si affronta la mia squadra del cuore, questo mi sembra ormai oggettivo e chiaro, e si affronta un allenatore, una persona ovviamente alla quale voglio molto molto bene, perché abbiamo vissuto in Serie D da presidente, avere lo stesso allenatore per 4 anni su 6 anni di carriera da presidente, cosa che adesso non faccio più perché a maggio ho deciso di fermarmi e di bloccarmi, non è facile, 4 anni consecutivi in Serie D. Io credo che Longo sia un allenatore molto bravo, fa giocare molto bene le sue squadre. Ti faccio un esempio, abbiamo fatto 2 Sport Italia Cup contro il Sassuolo e poi gli ho presentato Roberto De Zerbi e lo stesso De Zerbi gli ha detto che ha delle idee interessanti e importanti. Secondo me Longo è un allenatore molto capace, quest'anno ha una squadra diciamo normale per la categoria, fatta anche di giovani, gli manca una punta, ma lui ha sempre giocato 4-3-3, anche se quest'anno ha cambiato qualcosina. Ti dico solo che quando l'ho preso, sapendo che lui è di Pontecagnano, sapendo che lui è del Salernitano, ma non credo fosse della Salernitana, l'ho presentato, mi sono presentato, gli ho stretto la mano e gli ho fatto un regalo appena arrivato a Karate Brianza, la Folgore Karatese, la maglia di Simone Puleo, la maglia dell'Avellino, e si è messo a ridere e abbiamo firmato il contratto. Michele, ascolta, c'è anche un altro gioiellino nel Picerno che tu conosci bene e che ha ottime prospettive. Eh beh, Rashid Kouda 2002, però non ci sarà contro l'Avellino perché stupidino ha preso 3 giornate di squalifica, è un calciatore fortissimo, io l'avevo venduto, l'avevo dato in prestito al Cagliari primavera, poi mi è rientrato, l'anno scorso ha fatto un grande campionato, è una mezzala, può fare anche l'esterno offensivo, tra l'altro Enzo De Vito lo conosce bene perché gli avevo detto dopo che avevo lasciato la Karatese a maggio, prendilo ad Avellino, non lo ha preso, ha sbagliato, ha commesso un grandissimo errore perché Kouda nell'arco di 2-3 anni arriverà in Serie A, è una mezzala di 1,90 m con il vizio del gol, anche se quest'anno ancora non si è espresso come dovrebbe sotto il punto di vista realizzativo. Michele, mi dai un giudizio su questo Avellino reduce dalla sconfitta rocambolesca in Coppa Italia contro il Catanzaro 7-5 dopo i calci di rigore, ma anche nello stop in campionato contro il Giuliano? No, non bene, purtroppo non bene, mi aspettavo altro. Secondo me la rota ha dei valori, nel senso che comunque De Vito ha costruito una squadra con giocatori buoni, di valore, giovani, ma manca qualcosa, manca un po' di esperienza, manca un po' di cattiveria, la classica cattima avellinese che questa squadra non ha, e purtroppo abbiamo sbagliato l'allenatore, adesso Rastelli sistemerà le cose, ci mancherebbe, però Rastelli è uno che gioca 3-5-2 e questa squadra non credo sia proprio idonea per il 3-5-2. L'Avellino purtroppo ha perso troppe giornate perché Taurino non poteva pensare di giocare ad Avellino come se fosse una provinciale. L'Avellino in Serie C è una big e da big bisogna andare a prendere gli avversari alti, bisogna fare un gioco propositivo, cosa che l'Avellino non ha avuto per tutto il girone di andata fin qui.